Amici telespettatori, buonasera, ci siamo. Naturalmente è venerdì e c'è Polifemo, l'informazione libera della città. Siamo all'interno della sede dell'USB Taranto, siamo a Talsano in piazza Lo Iucco e con l'USB affronteremo delle problematiche relative a Sanità Service, relative all'assunzione di dipendenti del gruppo Natuzzi. Sono delle vicende di cui la cronaca di questi giorni ha parlato ampiamente. Bisogna capire effettivamente come stanno le cose al di là di presunti facili entusiasmi. E allora andiamo subito a salutare gli ospiti, a cominciare dal padrone di casa, il segretario provinciale di Taranto dell'USB, Francesco Rizzo. Buonasera Rizzo. Coordinatore provinciale, mi correggo. E segretario si chiamano i della Trimurti. A seguire Felice Di Leo, che è rappresentante USB del gruppo Natuzzi. Parleremo appunto con lui della vicenda Natuzzi, a dimostrare che, come si suol dire, non è tutto oro quello che luccica. Angela Cavallo, rappresentante Buonasera. Sindacale dell'USB Taranto presso Sanità Service. Un'altra dipendente di Sanità Service è iscritta USB, Anna Martenucci. Buonasera. Martemucci. E Dulcis in fundo, Giuseppe Musciacchio, dirigente USB di Sanità Service. Buonasera. E allora partiamo subito da Francesco Rizzo, parliamo di Sanità Service, un braccio di ferro che si sta tenendo con la ASL di Taranto, con il management di Taranto. Tra le ragioni principali della vostra protesta, la richiesta di ampliamento, ampliamento appunto di tutte le unità, il passaggio di tutte le unità a full time, e poi c'è, ci spiegherà meglio, una situazione particolare, una dispar condicio, passatemi questo neologismo, tra, con riferimento al comportamento dell'ASL, tra i confederali e l'USB. Ma Rizzo, io direi di fare brevemente il punto della situazione, degli ultimi avvenimenti, e capire perché sembra che ci siano figli e figliastri appunto da parte dell'ASL nei confronti dei sindacati. Da un lato, ripeto, i confederali, dall'altro voi. Sì, noi per ripercorrere velocissimamente quello che è successo, noi nel mese di settembre riceviamo una comunicazione unitaria, quindi c'è la promessa del tavolo unitario. Successivamente vi è un'altra convocazione, perché quella viene rinviata, e scopriamo che i tavoli sono diventati separati. Allorché il 10 di ottobre noi, approfittando dell'incontro tra CGL, CISL, UIL e Sanità Service, facciamo un presidio sotto la ASL sostanzialmente, reclamiamo il diritto alla democrazia, un diritto sacrosanto secondo noi. E lì niente, facciamo una manifestazione con i dipendenti della Sanità Service dicendo che poi alla fine nessuno si può arrogare il diritto di rappresentare le persone, visto che anche noi siamo una forza sindacale, tra l'altro probabilmente quella meglio messa come numero di aderenti all'interno della Sanità Service. Lì c'è una discussione con la ASL che a un certo punto si conclude con una occupazione pacifica da parte nostra. E qui già certe favole circa un'occupazione violenta da parte vostra. Si sono diffuse queste voci, sì, di diciamo bottigliette che volavano. L'abbiamo scoperto successivamente. Cos'è successo? Abbiamo scoperto poi sostanzialmente, tramite alcuni comunicati girati di altre organizzazioni sindacali che ci hanno accusato sostanzialmente di aver fatto, come dire, un atto di forza al di fuori delle regole. Quindi occupando in maniera quasi violenta la sala, e poi accusandoci di essere stati responsabili, tra l'altro, di lanci di bottiglie. Però paradosso neanche della fossimo storia, allo stadio. Sì, sì, ma il paradosso della storia, voi sapete qual è? Che nessuno di noi si è accorto che questi erano presenti.
Cioè, io stesso poi a un certo punto, quando ho letto noti, mi sono sorpreso, perché ho detto, ma di quelli che eravamo presenti, una cinquantina di lavoratori che stavano sopra, ci conoscevamo tutti, cioè io questi non li ho completamente visti. Quindi come facevano a dichiarare certe cose? Però è chiaro che a un certo punto, come dire, bisogna dire, perché la solita canzone, no, che viene riproposta oramai da 4 anni a Taranto, fortunatamente, come dire, più cresce l'organizzazione meno si sente. Mi perdoni Rizzo, diciamo che voi siete partiti dalla rappresentanza sindacale in Ilva, e poi c'è stato un dilagare nei vari, sì, settori del pubblico e anche del privato, una crescita esponenziale. Sì, 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 e credo che questo sia, come dire, sotto gli occhi di tutti. Lo ricordavo avanti ieri, 4 anni fa non esistevamo, oggi siamo una realtà che conta qualche migliaio di iscritti. Anche se la FIOM perde le elezioni, dice che vince. Ma boh, tutti dicono che vincono, alla fine noi sappiamo che siamo in questo momento una realtà in forte crescita a livello nazionale, siamo probabilmente l'unica realtà sindacale che reagisce rispetto, come dire, al clima di terrore che si è creato nelle fabbriche, vedi quello, no, che la battaglia sta portando avanti, ne parleremo, i dipendenti erano tutti. Siamo l'unica realtà che ha preso posizione rispetto a quello che è accaduto all'inizio dell'anno, dove si incominciava, come dire, a ragionare sul fatto che la sanità service dovesse essere nuovamente privatizzata, quindi creando, come dire, scusa la volgarità, ma le stesse porcherie che abbiamo avuto prima della nascita di sanità service, con, come dire, i privati a farla da padrone, spalleggiati probabilmente da qualcuno che ha interesse a fare tutto ciò. Siamo quelli che abbiamo, come dire, aperto la vertenza con la sanità service, chiedendo un sacrosanto diritto, cioè che è quello del riconoscimento a full time dei dipendenti di sanità service. Dunque una realtà chiaramente numericamente sottodimensionata, e poi non lamentiamoci quando denunciamo appunto i disservizi sanitari, i disservizi in corsia, il personale è quello e miracoli non se ne possono fare. Di qui appunto, no, questa richiesta di portare, di ampliamento di tutti a full time. Sì, diciamo che ci sono emersi tutta una serie di aspetti che hanno indotto la ASL stessa, nel ragionamento che noi abbiamo portato al tavolo, ad ammettere che effettivamente c'è non solo un problema di aumento orario, c'è anche un problema di carattere numerico legato non solo ai dipendenti di sanità service, che sono 30 in meno per via dei pensionamenti, di coloro che hanno volontariamente, come dire, abbandonato il lavoro a sanità service, ma tra l'altro questi vanno a ricoprire tutta una serie di attività che fino a poco tempo fa venivano svolte da aziende d'appalto, tra cui anche la gestione dei ROT, dei rifiuti speciali, e in più abbiamo una carenza di 120 ausiliari diretti ASL, se non sbaglio, sì, 126. 126 che vanno, come dire, vengono coperti con il lavoro che Sanità Service sta facendo. Quindi quello che garantisce Sanità Service alla ASL è molto più di quello che, come dire, noi stiamo chiedendo in termini di ritorno per i lavoratori, tra l'altro sancendo un sacrosanto diritto, perché la battaglia sulla Sanità Service è stata fatta per dare un contratto dignitoso ai lavoratori. E loro non perché lo meritano, perché quello che forniscono in termini di prestazione, a detta della stessa ASL, va molto al di là di quello che riuscivano a fornire le aziende terze, anche in termini economici, perché la ASL, non dimentichiamo, tramite Sanità Service sta risparmiando un sacco di soldi. Ok, e sempre parlando di Sanità Service, ci spostiamo da Angela Cavallo, rappresentante appunto sindacale dell'USB. Parliamo della proposta che è stata presentata dall'ASL e si era parlato di una proposta di 32 ore per tutti. Sì, cosa non vi va bene inizialmente? Perché poi l'evoluzione delle proposte dell'ASL. Perché comunque c'è una carenza di personale, una mancanza di personale che permette benissimo di portare tutto il personale a full time. Perché oltre a 126 mancanti dell'ASL, dobbiamo ricordare che ci sono 30 cessati in sanità service, più 9 mancanti per ampliamenti su Martina, quindi c'è un numero impressionante di ausiliari mancante, e quindi possono benissimo, visto il risparmio che hanno, visto che hanno ormai 160 persone in meno a fare questo lavoro, a poter portare il full time. Ma questo serve anche a migliorare il servizio,
perché comunque essendoci una carenza di personale, dando il full time possiamo andare a portare queste persone nei posti in cui sono vacanti, e ce ne sono ormai tanti. Ricordiamo che Sanità Service è una società privata a capitale pubblico, in cui appunto l'ASL è il socio maggioritario. Sanità Service si occupa di attività di ausiliariato e pulizia, lo diciamo appunto a beneficio di chi non conosce l'attività. Quindi dicevo, queste proposte dell'ASL, lei pensa che ci potrebbe essere qualche margine di avvicinamento, ma siccome stiamo parlando, accordo, ecco, ma siccome avete trovato da parte del management dell'ASL, come dire, un muro, una posizione rigida, una rigidità che non si giustifica, in quanto poi alla fine sarebbe il monte ore mensile è talmente esiguo che non fa pesare tantissimo sul bilancio, questo voglio dire, perché da 32 o a 34 o 36 è limitata la spesa, quindi non vedo il motivo di questa resistenza. E passiamo ora da Anna Martemucci, dipendente appunto Sanità Service, iscritta USB. Ecco, con lei vogliamo capire, comprendere come si lavora, come si opera all'interno di Sanità Service alla luce di un organico ridotto all'osso, di un sovraccarico di lavoro, perché è chiaro, mancano le unità lavorative, non sono sufficienti, e quindi voi dovete sobbarcarvi il resto. Appunto, come diceva lei, avendo 3 ore al giorno, mentre stiamo per fare il nostro lavoro, veniamo chiamati per andare a sostituire colleghi che non ci sono, e quindi dobbiamo fare per tamponare tutto ciò che ci viene chiesto, e quindi il nostro lo tralasciamo per andare a coprire quello che occorre, perché è un'emergenza e bisogna andarci. Ecco, poi ricordiamo che ci sono Non possiamo rifiutarci. Certo, siete costretti. Poi magari sentite i rimbrotti, la lamentela dei ricoverati, insomma, dell'utenza. Ecco, vediamo, c'è una vasta platea di lavoratori, poi magari nel corso della trasmissione daremo anche la voce a loro. Questo è uno spazio aperto ed è bello vedere, no? Il popolo sindacale. Altri sindacati li vedo proprio appiattiti, addormentati, talvolta compromessi. Vabbè, che sono stati sempre compromessi. Comunque, lasciamo stare. E ora spostiamo da Giuseppe Musciacchio, dirigente USB appunto di Sanità Service. Perché lei si è iscritto all'USB, rappresenta l'USB, e vediamo le battaglie che state compiendo. Allora, io sono simpatizzante di USB dal 2008, anche se mi sono iscritto da poco, perché ho sempre ammirato le battaglie fatte da USB e i risultati ottenuti. Io facevo parte anche di un'altra sigla sindacale e sinceramente speravo nella conversione della linea di USB, sinceramente, ho sperato per tanto. Purtroppo questa speranza è andata a morire, quindi mi sono sentito costretto ad emigrare io, visto che non confluivano le cose, sono dovuto emigrare, ma la goccia che ha fatto travasare il vaso è stato da gennaio, che si iniziava a sentire che ormai le cose erano state fatte, in pratica che si doveva tornare al privato, era già segnato. Non c'era via di uscita, le cose erano state scritte e concordate, quindi l'unica speranza mia era l'USB, perché nel 2010 è stata l'USB a creare Sanità Service, a volerla e a ottenerla, e quindi poi nel 2014, dopo tante altre battaglie, ci si è riuscita a riportare dentro i 208 che erano rimasti fuori. Però
poi a gennaio si usciva tutti insieme. Quindi i rapporti con gli altri sindacati, perché abbiamo visto questa situazione strana, un tavolo con i confederali, un tavolo con voi, come se ci fossero, no, figli e figliastri, quelli belli e quelli brutti, sì, brutti, vabbè, sporchi, vabbè, e cattivi, no? Cioè, noi, perché uno si sente anche discriminato, no? Io adesso parlo da USB, noi sembriamo il brutto anatrocco. Il brutto anatrocco, scalmanati. Calimero, pulcino, sì, nero. Sì, 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 il brutto anatroccolo. Forse siete fastidiosi nel senso positivo, siamo è una ecco, siamo rognosi. Siamo la verità. Siamo rognosi. Forse chiediamo i veri diritti per il lavoro. Ecco, una domanda, chi del pubblico vuole dire qualcosa brevemente, è munito di gelato di Palmare, quindi eventualmente lo può passare al suo collega. No, però quando si parla, non avete, ovviamente è la prima volta forse che è venuto in televisione, dobbiamo usare il microfono, sennò da casa non sente, anche perché quel microfono è stato acquistato dal sottoscritto, costa 600 euro, quindi almeno utilizziamolo, no? Precisiamo che questi sono spazi autoprodotti, autogestiti e autofinanziati dal sottoscritto per essere libero, per dire quello che voglio e per evitare che qualche parlamentare, ci siamo capiti, dica abbate, buttatelo fuori, giusto per far capire a qualcuno qualcosa, ma lo sanno tutti. A buon intenditor, poche parole. Allora, riprendiamo il discorso. Ora ci fermiamo un attimo per quanto riguarda il discorso di Sanità Service e ci spostiamo alle problematiche di Natuzzi. Abbiamo Felice Di Leo, che è appunto il rappresentante dell'USB del gruppo appunto Natuzzi. Leggendo l'uomo della strada, legge la stampa, legge, va online e dice che bello, c'è una Newco fatta da Natuzzi, c'è l'assunzione di 215 unità che avevano perso il lavoro, evviva, questo la realtà apparente, ma c'è chi dice no, non solo Vasco Rossi ma evidentemente anche l'USB, perché? Intanto sento il dovere di premettere che se non fosse stato per accorti sciagurati, lesivi degli interessi dei lavoratori, questi lavoratori licenziati da Natuzzi adesso starebbero a lavorare in Natuzzi Spa come i loro colleghi che sono in contratto di solidarietà. Quindi ci sono stati degli accordi che li ha discriminati questi lavoratori e sono stati licenziati. Poi si dice di aver trovato una soluzione a questi lavoratori, però leggendo l'accordo del 15 novembre, che appunto è quello che è stato sancito, ci si imbatte in qualcosa che apparentemente suona, non lo so, irrazionale. E cioè, questo accordo che ho in mano prevede che questi lavoratori saranno assunti presso una Newco, sono stati licenziati da Natuzzi, saranno assunti da una Newco costituita dallo stesso Natuzzi. Vabbè, e là poi c'è tutto il gioco, finanziamenti, io licenzio, poi assumo e poi ci sono gli sgravi e tutto il resto, soldi dell'accordo di programma, che sono stati sempre soldi poi della collettività. Ma la cosa più strana è che si dice che questa Newco assume New Company, cioè, quindi questa nuova come società, la Newco dell'Ilva. Sì, ecco, e questa è la Newco. Giusto per far vedere il nuovo che avanza e poi più vecchio del vecchio. Ecco, e previ l'accordo sottoscritto da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, CGIL, CISL, UIL, Regione Puglia, Regione Basilicata, prevede che questa Newco debba assumere entro il 31 dicembre 2016. Però, siccome questa Newco non può produrre, perché entro tale data non sarà pronta la produzione, Natuzzi deve organizzare, ha bisogno di altri 12 mesi come minimo per far partire
effettivamente la produzione presso Ginusa, presso quindi questo stabilimento in provincia di Taranto, siccome ci sono questi problemi, dal primo giorno di assunzione questi lavoratori neoassunti saranno collocati in cassa integrazione in deroga. Cioè io assumo personale e dal primo giorno lo colloco in cassa integrazione. Poco se non so che se ci sono dei precedenti nel mondo. Un caso più unico che raro. Perché si fa questa cosa qua così che sembrerebbe irrazionale? Non si dica che per il bene dei lavoratori, perché questi lavoratori sono in mobilità, quindi hanno già adesso un indennizzo e ce l'avranno almeno fino... Siccome dobbiamo andare in pubblicità, perché secondo lei questa manovra? Perché c'è scritto al comma successivo, lettera F, perché questi lavoratori in breve, per essere assunti alla Newco, devono ritirare i contenziosi che hanno verso Natuzzi Spa. Quindi è una manovra per... Cioè è un ricatto istituzionalizzato. Per dire un po', chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato, sì, scordiamoci il passato. Per banalizzare un po'. Sancito, se i lavoratori vogliono essere assunti in questa Newco, devono ritirare i contenziosi. Se no, dal 2 gennaio... Che sempre il vecchio gruppo c'è dietro. Certo. Che ha interesse a... Che ha costituito a dire chiudiamola qui. Che ha costituito. In compenso vi facciamo, però ora io... dico, no, da osservatore esterno, uno potrebbe dire, vabbè, però comunque questi lavorano, ritornano a lavorare. Dov'è l'inghippo? Dov'è l'inghippo? Che noi riteniamo che poi alla fine non si creerà neanche un posto di lavoro, perché questa Newco produrrà ciò che adesso producono nell'indotto, quindi trasformazione e taglio poliuretano. Ma adesso Natuzzi non è che fa i divani senza poliuretano, lo usa e lo commissiona ad altre aziende. Quindi noi riteniamo che per ogni lavoratore assunto all'Anco, un altro ne perderà il posto di lavoro, per adesso un conto terzista. Ora ci fermiamo qui perché ci sono gli obblighi pubblicitari. 3 o 4 minuti del tassativo e poi saremo di nuovo con voi con l'USB. Per parlare di Sanità Service e delle problematiche dei lavoratori del gruppo Natuzzi. Pubblicità. Bene, rieccoci, seconda parte di Polifemo. Siamo presso la sede dell'USB di Taranto, ci stiamo occupando delle problematiche di Sanità Service e del gruppo, dei lavoratori del gruppo Natuzzi. Prima di riprendere il nostro dibattito, la nostra chiacchierata con i rappresentanti sindacali dell'USB, c'è una folta platea di iscritti USB di lavoratori, li abbiamo muniti di microfono e quindi in piena libertà, vedo l'amico qui presente, se volete fare qualche volete esprimere il vostro parere, esprimere le vostre riserve, lo spazio è libero. Prego. Niente, io mi lei sono si chiama intanto Alano Pari, Sanità Service. In piedi? Sono Catalano Pari dei Sanità Service e niente, io spero che questo, come dire, questo problema che stiamo avendo con altre sigle sindacali, se lo spirito del sindacato è aiutare e venire incontro agli operai, spero che si arrivi a una conclusione per tutti i lavoratori. Una cosa è certa, sono anni, ma veramente anni, che stiamo dietro a questa Sanità Service. Questa Sanità Service è nata nel 2008. E io credo che sia un gioiello, ma questo gioiello, cioè la gente che lo manovra deve, come devo dire, deve lavorare affinché questo gioiello splenda. Quindi lei dice le potenzialità, ci sono. Si tratta ovviamente di salvaguardarlo, di preservarlo. E quello che noi stiamo notando che dall'altra parte dei confederali questo non c'è, assolutamente non c'è. E grazie, e ripeto, grazie all'USB e nella persona
che in questo momento non è qui, Gianni Palazzo, che è stato uno dei padri fondatori tanti anni fa della Sanità Service. Di Lecce, se non erro, no? Di Lecce. L'abbiamo avuto ospite qui una puntata. È veramente, dico, grazie a quell'uomo lì che noi stiamo in questo punto e non stiamo, come devo dire, io nel passaggio in Sanità Service stiamo 100.000 okay. volte meglio di prima, poi non sono... Bene, e allora riprendiamo il nostro giro da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Questa è la situazione al momento di Sanità Service, i passaggi successivi. E soprattutto volevo sapere da lei, Rizzo, l'atteggiamento che lei ha riscontrato nel management della ASL. Allora, nello sviluppo della trattativa non ci sono distanze abissali, anche perché poi nel ragionamento che si è portato al tavolo, il quale chiarisco, ma non lo dico per offendere nessuno, si può leggere dai verbali fatti sia con i confederali che con noi, in realtà la trattativa la stiamo facendo noi sui tavoli. C'è un verbale in particolare siglato al penultimo incontro dove sostanzialmente questi perdono tre quarti del tempo a parlare di quello che era successo prima e quant'altro. Allora, lì il problema di fondo è questo, le distanze non sono distanze da colmare. Io l'ultima volta che ci abbiamo parlato con Sanità Service ho detto chiaramente che a un certo punto mi pare quasi che ci sia una sorta di vincolo che i dirigenti di Sanità Service e della ASL hanno nei confronti dei confederali che non gli permette di chiudere l'accordo, perché l'altra sera secondo me c'erano le condizioni per poter chiudere l'accordo, come dire, raggiungendo l'obiettivo dei lavoratori. Noi abbiamo simulato tra l'altro qual era la distanza fra la proposta di Sanità Service e la nostra proposta in termini economici e parliamo di meno di 3.000 euro. Io ho lanciato una provocazione dicendo, che poi tanto provocazione non era, se la differenza è questa, pagheremo noi il mese di differenza ai lavoratori, sindacato, non vogliamo neanche se è questo il vero problema, ma poi dissi pure, a me pare che il vero problema a un certo punto è che la Sanità Service, e quindi il responsabile della ASL Rossi, il dottor Chiari, il dottor Massaro, sono in difficoltà rispetto alla questione dei confederali. Ecco, allora io qua adesso pongo veramente un altro tema. Io dico, ma a cosa si è ridotto il sindacato? Cioè noi dovremmo parlare qui del bene dei lavoratori. Il sindacato poi, qualunque esso sia, dovrebbe rappresentare i valori di democrazia, legalità, uguaglianza, cioè valori di rappresentanza dei dipendenti. Qui si sostiene che c'è chi ha il diritto, sancito non sappiamo da chi, a poter rappresentare i lavoratori. Poi nello specifico magari capita come in alcuni settori, che non ci hanno manco iscritti, però si siedono là e si hanno con il diritto di sottoscrivere. Ha delle analogie con quanto è accaduto col comune di Taranto. Sì, diciamo, la cosa dei vigili urbani, ecco, è clamorosa poi alla fine, no? Allora, il punto è, noi vogliamo fare una trattativa vera nell'interesse dei lavoratori, continuare a salvaguardare quello che secondo noi è un gioiello da esportare, non solo, come dire, nel settore della sanità ma anche in altri settori, quindi il modello di Sanità Service. La distanza non è abissale, non si è firmato l'altra sera, non ce l'hanno detto, però non siamo sciocchi da non capire perché non si poteva firmare se non si trova un metodo per mettere tutti nelle stesse condizioni di firmare allo stesso momento. Io proprio partendo da questo a un certo punto dico, rimprovero a chi gestisce l'ASL, a chi rappresenta l'ASL, io dico, una posizione l'ASL in nome della democrazia la deve prendere, che a un certo punto fossi stato il direttore generale avrei detto, guardate, il tavolo è uno, se qualcuno ha problemi a stare al tavolo con qualche altro rappresentante dei lavoratori, perché siamo tutti rappresentanti dei lavoratori, è un problema suo, io faccio la discussione e se ho la possibilità chiudo pure l'accordo. Questo ragionamento non è stato fatto, tu sai benissimo poi quanto è ancora forte, come dire, l'incidenza che hanno queste grosse organizzazioni sindacali nei confronti purtroppo, no, della parte politica. Però, e chiudo, non parlo più poi, anzi poi devo andare via. Vabbè. C'è un fatto, non siamo più una realtà di nicchia,
c'è questo, ma non perché lo dico io, stiamo dappertutto. Cioè l'altro giorno sono entrato in un'attività commerciale, ho trovato uno con la maglietta nostra, gli ho chiesto, dicevo, sono iscritto vostro, cioè parlavamo ma sì, per del, dire del che privato della sì, ci siamo radicati, come dire, in maniera molto molto veloce. Beh, quando non siamo per piacere, quando si fanno gli interessi dei lavoratori e quando si sposano anche delle cause scomode e ci si espone, è ovvio che poi il lavoratore indifeso che è stato fregato da altre sigle sindacali è ovvio che si appoggia a voi, no? Io credo che noi abbiamo dato, come dire, un'alternativa, poi alla fine un'alternativa vera a un modello sindacale che dal mio punto di vista è diventato obsoleto, perché un modello sindacale che non guarda più ai diritti dei lavoratori, lo diceva prima Anna nel ragionamento, no? Cioè noi abbiamo avuto, abbiamo ancora tutt'oggi dipendenti con 18 ore a settimana. Io chiederei veramente ad Anna, anche se è una donna, l'età. Ecco, ora. Anna, e quanto percepisce al mese? Perché poi qualcuno mi dovrebbe spiegare come si fa a campare con uno stipendio di 18 settimane. Lo chiederemo. E allora, dopo aver sentito Francesco Rizzo, Angela Cavallo, rappresentante appunto sindacale dell'USB. Il rapporto, ecco, lei ovviamente da lavoratrice e da rappresentante sindacale, il rapporto con gli altri, con i rappresentanti delle sigle confederali. Cioè, bene o male, insomma, parliamoci chiaro, state tutti in una barca. Certo. Se la barca affonda, se le difficoltà economiche e il sovraccarico, poi ne parleremo con Anna Martemucci, ma dico, come mai questi hanno una posizione che poi, se vogliamo, poi va contro se stessi, in fondo, diventa autolesionista, se poi non ci sono altri, diciamo, altri fini. Che la differenza è che noi con l'USB cerchiamo di portare il benessere a tutta la collettività e non una cosa personale, per cui pensiamo a tutti, innanzitutto come il full time a tutti, mentre ho visto che alcune sigle hanno chiesto soltanto a pioggia dove serviva, invece noi chiediamo il full time a tutti. Quindi diciamo che la differenza tra loro e noi, che noi cerchiamo la parità e l'uguaglianza in tutte le forme degli operai, invece loro è molto più personale. Cioè vedono i loro interessi, cioè di sistemarsi chi vogliono loro a discapito poi degli altri dipendenti che magari... Ma non avviene solo in sanità service. E quindi cioè, la vera differenza che noi abbiamo notato è questa, voglio dire, perché qui c'è veramente la difesa del lavoratore e quindi è cercando di darci dignità. Quindi c'era una persona che ha detto una bella parola, dignità della lo diceva, può prestare il microfono un attimo, grazie, no non si non la mangiamo, stia tranquilla. Dicevo, ecco, lei ha menzionato, ha usato un termine significativo che oggi è un bene raro per i lavoratori, questo della dignità, perché oggi siamo nel 2016, parliamo, usiamo tante belle parole, però poi la dignità è una... prego. Non abbia paura e avvicini il microfono, prego. No, appunto, dicevo, tutelare, no, il lavoratore. La dignità. La dignità del lavoratore, perché ognuno di noi ha la sua propria dignità. Certo, è un po' emozionata, la capisco. E allora, voleva completare? Niente, sostanzialmente è questo, quindi noi ci sentiamo, cerchiamo di ascoltare comunque tutte le problematiche del lavoratore, cerchiamo di venire incontro a 360 gradi e quindi non soltanto ad persona. E quindi per questo motivo credo che anche tanti lavoratori si stanno avvicinando a noi e continuano a simpatizzare per noi, credo che continueremo a crescere ancora di più. Ecco, Anna Martemucci, parlavamo, allora... Nel suo caso specifico, non per sapere i fatti suoi, per l'amor di Dio, ma quello che ci dirà la sua esperienza è, come dire, significativa, è esemplificativa di una certa condizione e a livello lavorativo di ore e a livello proprio di stipendio, di quanto a fine mese entra nella maggior parte delle tasche dei lavoratori di sanità service. Lo stipendio di una precaria, 18 ore settimanali, è di 690 euro lordi. Lordi, quindi netti arriviamo a 500 lordi. Se poi si considera la benzina, il parcheggio... Sul mio contratto c'è scritto questo. E poi allora, in 5 anni promesse da parte di tutti, tanti confederati.
Promesse, 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 però nessuno. Ti vuoi ritenere pensionato social? Sì, a sto punto comincio. Lei quanti anni ha? Alle io donne non si chiede l'età, però dico. Vabbè, a sto punto le dico. 57 anni. Quasi quasi lei dice: preferisco arrivare a 65 anni, mi prendo la pensione sociale. E non lavoro. E non lavoro. Cioè, ci devo pensare. Dico no, uno più uno fa due, cioè nel senso che purtroppo, certo. Ecco quando si parlava, no? Di dignità del lavoratore calpestata, questo significa calpestata. Perché tutto possono toglierci, tranne la dignità. Tutto possono toglierci, tranne la dignità. Per chi ce l'ha? Perché c'è. Perché poi ci sono altre sigle che non ce l'hanno. E con questa sigla c'è. Prego, il microfono. E posso confermare che con questa sigla ce l'abbiamo, davvero. Davvero. E allora, Giuseppe Musciacchio, dirigente dell'USB. Anche la classe politica dovrebbe intervenire, la regione, no? Perché stiamo parlando di ASL, vedi regione. Dove stanno i nostri consiglieri regionali? A Bari. A prendere 10.000 euro, euro al mese? Quando c'è stato a gennaio, febbraio specialmente. Emiliano che dice? Ah no, vabbè, Emiliano sembra parole. Che un'apertura sulla salvaguardia delle sanità service, un impegno l'abbia preso, però. Però io stimo Emiliano, c'è anche un bel rapporto personale, per carità, però devo anche dire che l'ora delle promesse è finita. In tanti ambiti sento promesse, 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 anche in ambito sanitario, però io quando vedo la sanità, Rizzo, io dico ma gli ospedali chiudono, ma il governo propone questo, quest'altro, sì, ma di fatto gli ospedali chiudono. Diceva signor, microfonate per cortesia, chi deve intervenire deve avere immediatamente il microfono, prego. Diciamo che il signor Emiliano era contrario alle chiusure. Si di fatto ha chiuso, così. Ma io ripeto, posso anche capire, ampliando il discorso, le razionalizzazioni ci possono stare, però quando la razionalizzazione diventa irrazionale non ci siamo più, perché nel momento in cui io chiudo, facciamo una piccola digressione Rizzo, io chiudo il pronto soccorso dell'ospedale nord del Moscati, il pronto soccorso di Grottaglie e tutti vanno a confluire nel Santissima Annunziata. E non solo, anche i reparti. Non i reparti, solo. Benissimo. Scusate, non scoppiano i reparti? E quando scoppiano i reparti, insieme ai reparti, oltre a schiattare di disperazione, scusatemi l'espressione, i lavoratori, anche gli operatori, come voi, si trovano incasinati, passatemi l'espressione. Sai perché... Se posso dire una cosa. Prego, ci mancherà. E sai perché tutto quello che accade non si avverte, paradossale questa cosa, proprio grazie alla dedizione che loro hanno del loro lavoro, cioè questa cosa è strana perché loro in realtà poi non è che sopperiscono, ecco, diciamo che il termine giusto sarebbe loro riescono a sopperire con il loro lavoro, con l'armonia con cui svolgono il loro lavoro, a tutta una serie di mancanze che sono diventate strutturali, proprio sistemiche. La precisazione su prima, altrimenti sì. C'è qualche problema? Allora, non è che sulla questione di sanità service ci sono stati alcuni politici che quando dovevano prendere posizione l'hanno presa rispetto ai primi problemi nati a seguito di quel, come dire, meccanismo che stava per scattare con la nuova privatizzazione. Lì bisogna dare atto a Vicino, è a Marco Galante, Mino Boraccino, Galante del Movimento 5 Stelle, che sono stati, come dire, è giusto dare accesso a quel hanno preso una posizione. Mentre signora, altri. Il microfono, se deve parlare, deve avvicinare il microfono, se no. No, parli, no, mi fa piacere. Mi fa piacere, però deve avere questa cosa. Non sia timida, anche perché i concetti ce li ha, però deve avere un po' di forza. Allora, stava dicendo? No, dico, quindi come dire, mi colpisce poi, ecco, proprio il fatto, no? Io venendo da, che io lavoro all'Ilva, guardando, come dire, la dignità con cui svolgono il loro lavoro, perché li vedi sempre col sorriso, e poi
entrando nel loro mondo, perché vai a fare le trattative, ti parlano dei problemi, delle cose, io a un certo punto dico, ecco, loro veramente riescono a sopperire a tutta una serie di mancanze che sono diventate strutturali di tutta l'ASL sostanzialmente. Quindi, come dire, ecco perché il termine gioiello, no, proprio perché alla fine si sentono parte integrante di qualcosa che è utile alla società. Chiudo e non parlo più, perché poi, tra l'altro, vi devo lasciare. Cosa importantissima, noi abbiamo esordito aprendo il tavolo di trattativa con la ASL, esprimendo un concetto che la ASL ha fatto proprio. Noi abbiamo detto, guardate che qui oggi non è che si parla dell'aumento contrattuale dei dipendenti di sanità service in generale, qui parliamo della città che dal punto di vista, come dire, sanitario vive un momento drammatico, quindi ha una risposta, come dire, una risposta che noi dovremmo dare tutti insieme, sia a livello istituzionale che come sindacato, è, come dire, risorse straordinarie per un gruppo di lavoratori che posso definire veramente straordinari. Bene, e allora intanto ci congediamo da Rizzo, perché ha degli impegni e mi diceva, lo capisco, io da stamattina, dalle 6 di stamattina sto in Ilva e quindi comprendete anche la mia... c'è anche diritto a una vita privata, a una famiglia, e lo ringraziamo perché è un battagliero Rizzo, dalla mattina alla sera. Lo ringraziamo, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro riprenderemo il discorso relativo a Natuzzi, perché di Leo voglio capire meglio, perché ripeto, anche io sono stato fuorviato, nel senso che uno non sa le magagne, e vede, dice, beh, però avete visto Vittorio, un salotto che me lo, forse magari cercheranno di regalarmelo per tapparmi la bocca, ma non ci sono riusciti, no, non ci sono mai riusciti, grazie a Dio. Bene, e allora ora ce ne andiamo in pubblicità. Bene, rieccoci in studio, terza parte di Polifemo, siamo in cassa USB, ci stiamo occupando delle problematiche di sanità service e del gruppo Natuzzi, dei lavoratori del gruppo Natuzzi. Ripartiamo da quest'ultima problematica con Felice Di Leo, rappresentante USB. Di Leo, abbiamo detto nella prima parte, la Newco ha detto ai lavoratori, alle 215 unità, siamo disposti a riassumervi a condizione che tronchiate, che cessate i precedenti contenziosi. Da un lato la rinuncia a un qualcosa a cui si ha diritto, o almeno il diritto a far valere le proprie ragioni in sede appunto giudiziaria, e dall'altro però la prospettiva di dire, se io non accetto rimango a spasso, una sorta di ricatto. Si può trovare una mediazione, una via d'incontro, cosa proponete e così via? Beh, una mediazione si potrebbe trovare, però chi ha sottoscritto questo accordo dovrebbe ritirare la firma per riaprire la trattativa. In regione dove siamo stati ricevuti non penso che abbiano questa intenzione, ma mi voglio soffermare davvero su come è stato architettato questo accordo. Cioè, io davvero rimango quasi affascinato dalla mente diabolica che ha architettato questo davvero un po', diciamo, sì, come dire, il trucco c'è ma non si vede, però l'avete smascherato. Sì, allora, in pratica rapidamente, perché rapidamente, i tempi televisivi sono allora strigati. Rapidamente, allora, in pratica Natuzzi ha accumulato dei contenziosi con i suoi dipendenti, perché loro si sentono danneggiati in quanto avrebbero dovuto fare la CIGS, quindi la cassa integrazione, in maniera difforme da come l'hanno fatta, cioè loro sono stati collocati a zero ore, quindi è stato detto state a casa a zero ore, quindi senza fare neanche un'ora di lavoro, quando avrebbero dovuto, a dir dei lavoratori, avrebbero dovuto fare invece una settimana di lavoro e una settimana di CIGS, più o meno.
Magari poi qualcuno invece avrebbe dovuto fare 2-1, comunque avrebbero dovuto ruotare. Quindi la CX sarebbe stata spalmata in questo modo in maniera più omogeneo tra tutti i dipendenti di Taruzzi, mentre invece ha penalizzato alcuni ed altri non sono stati affatto toccati dalla CX. Quindi ha accumulato questi contenziosi che sono 300-400 minimo. Poi sono stati licenziati questi lavoratori e quindi si sono aggiunti altri contenziosi perché loro ritengono di essere stati licenziati ingiustamente. Allora hanno fatto questo accordo. In pratica loro dicono che questa Nucco assumerà entro il 31 dicembre 2016 e non oltre. Ma non, anche se non è pronta, anche se poi appunto deve collocare per forza in neoassunto in cassa integrazione. Perché questo? Appunto per evitare che questi contenziosi arrivino a sentenza e quindi chi vuole andare, chi ha bisogno di lavorare, quindi tutti a questa Nucco, devono ritirare il loro contenzioso entro appunto fine anno. Perché non possono entro e non oltre. Entro e non oltre. Quindi chi non lo ritira non viene assunto. Non viene assunto. E tra l'altro aggiungo quest'altra postilla. Sembrerebbe che chi non ritira il contenzioso potrebbe perdere anche l'indennità di mobilità. Questo abbiamo verificato. Beh, vabbè, qui però non credo. Sarebbe proprio contro legge. No, perché l'indennità di mobilità è prevista per chi rimane senza lavoro. Sì, però, però tu non puoi costringermi a ritirare un contenzioso. Cioè, io ti sto riassumendo e se tu non vuoi ritornare, peggio per te, non ti do più l'indennità. Però c'è il fatto retrostante che tu mi stai dicendo rientri a condizioni che rinunci a un tuo diritto. Allora, è come dire torna a lavorare, ma se vuoi tornare a lavorare devi avere un coltello in gola. Allora, non ci siamo. E allora, noi siamo stati a parlare con al centro territoriale per l'impiego, abbiamo approfondito e lui ha detto è discutibile perché ci potrebbe essere anche la condizione per cui il lavoratore, non accettando questo ricatto, ha rifiutato un'offerta di lavoro. Ma io penso è discutibile. Io non mi pongo proprio il problema, perché nel senso che non lo contemplo il dubbio, per un semplice motivo, perché tu stai subordinando la possibilità di essere riassunto a una rinuncia coatta a un tuo diritto. Tu non puoi costringermi a dire calpesta i tuoi diritti, precluditi la possibilità giudiziaria di far valere i tuoi diritti. Ma siamo d'accordo, qualcosa però di centro territoriale. Sì, però il centro hanno paventato anche questo rischio. Sì, ma al centro territoriale molti devono imparare molto di diritto. Anche senza... Sì, è chiaro. Ma anche perché con tutto il rispetto ci sono tante persone capaci, ma non voglio sapere chi gliel'ha detto, ma forse chi gliel'ha detto non è neanche un laureato in giurisprudenza. Allora se uno non è laureato, almeno laureato in giurisprudenza e deve dare certi giudizi e si vuole ergere da conoscitore della legge, facesse altro, scusatemi. Comunque è stato paventato questo ricco, ma anche non perdendo l'indennità di mobilità resta un ricatto, ed è un accordo che va incontro a un unico interesse, quello della Natuzzi Spa. Deve togliersi i contenziosi, togliersi le rogne pendenti, giusto per volgarizzare un po' il discorso. Ritorniamo alla problematica di Sanità Service e andiamo da Angela Cavallo, rappresentante sindacale dell'USB, i prossimi passi, le prossime battaglie. Ci sono queste posizioni, c'è stata questa situazione con l'ASD, questo confronto tra virgolette scontro, chiamiamolo così, e il cammino successivo. Loro hanno preso l'impegno di rivalutare le nostre proposte e quindi di farsi due conti se ci rientrano, e quindi speriamo che ci convochino
il prima possibile per vedere se si riesce a raggiungere un accordo. Lei come è ottimista, non ottimista? Io spero che questo accordo venga per tutti gli operai, insomma. E quindi credo che ci sarà un passaggio di full time per gli operatori. Magari se non dal primo dicembre, magari i primi di gennaio. Io spero che questo possa avvenire, perché i conteggi ci sono, quindi non ci dovrebbero essere problemi, quindi, in questo senso. Da un lato la criticità dei numeri dell'organico. C'è anche la necessità di dare dignità anche economica ai lavoratori. Si sta parlando di una corsia preferenziale per Taranto da parte del governo, certo, per tutte le vicende, soprattutto in ambito sanitario. Beh, viva Dio, la logica impone. Poi sappiamo che molte volte la logica va a finire a carte 48 e si capovolge tutto. Ci auguriamo che riflettano bene in questi giorni e quindi ci possano dare delle risposte. Un'ipotesi di unità con le altre, di unità di intenti. Ma noi non abbiamo problemi a sederci a un tavolo unitario con le altre sigle, noi vogliamo solo il bene degli operai, per cui non abbiamo nessunissimo tipo di problema a non fare tavolo unitario. Noi siamo sempre stati disposti e quindi non abbiamo mai avuto queste remore. Quindi ecco, microfoniamo l'amico che sta in tribunetta. Il problema è loro che non si vogliono sedere con noi, perché si reputano firmatari di contratto. Contratti nazionali si stipulano a Roma, qui non modifichiamo niente, qui andiamo a valutare se effettivamente queste ore, questo full time si può dare o no. Con i conteggi fatti si può dare per l'USB e per qualche altra. I confederali no, perché tutto dietro c'è tanto, tanto, tanto. Direttore mio, cosa vuole che le dica? Forse una parola è poco e due sono troppe. No, io dico che le parole non sono mai troppe. Se poi servono a smascherare certi arcani, possono servire. E allora, Anna Martemucci, dipendente, da quanti anni lei lavora in Sanità Service? Sono 5 anni. Ha visto mai qualche miglioramento? 2014. Si è perso il conto dei giorni. 2 anni con Sanità Service. Vabbè, sì, si riferiva al pregresso, sì, però sì. Cambia il nome dell'azienda, ma infatti, sì. Diciamo l'attività è sempre quella. In questi anni, no? Lei ha visto dei miglioramenti o la situazione è sempre, non parlo solo situazione economica, ma anche proprio di possibilità di crescita, una situazione piatta, una palude? No, assolutamente, nessun progresso, niente, sempre uguale. Indubbiamente questo è il quadro, la trovo proprio senza parole, amareggiata giustamente. Sono arrabbiata, molto arrabbiata, solo in USB adesso e spero che ci riesca Gianni Palazzo. Giuseppe Musciacchio, dirigente USB Sanità Service, ci racconti la sua storia lavorativa. No, vabbè, io vengo da cooperative antecedente a... Alzi un po' la voce. Antecedente a Sanità Service, sono entrato a far parte di questo mondo dal 98 con altre aziende. Poi nel 2010 è avvenuta l'internalizzazione della prima internalizzazione, come si dice la prima internalizzazione, e mi ritrovo a fare. Lei dove presta servizio? Al Moscati. Anche lì il Moscati ridotto all'osso. Prego, microfoni il suo collega. Dicevamo, questo Moscati hanno tolto la cardiologia, sì, hanno tolto il pronto soccorso. Adesso tra un po' toglieranno anche la geriatria. Poi così andrà a Grottaglie. Andrà a Grottaglie, quindi si parla di questo polo oncologico. Si parla. Io ci credo poco, perché sinceramente per me le strutture... Sappiamo solamente che stanno togliendo reparti e basta. A noi dispiace solamente per i cittadini quelli là. Ma... cioè, se non sei malato di tumore al Moscati non ci devi andare praticamente. Sì. Dovresti andare al Santissima, ma al Moscati, se hai il tumore, un cancro, una cosa del genere, puoi andare. Poi c'è un problema, no? Al Santissima Annunziata non è che i costi si sono raddoppiati. Allora io potrei anche accettare un discorso del genere. Chiudiamo il Moscati, chiudiamo Grottaglie,
Se al Santissima Annunziata c'erano 30 posti letto in quel reparto, ora te ne trovi 50. Io dico, possiamo chiudere pure tutta l'Italia, tanto bene o male i posti letto ce li ho. Ma quando io vado a chiudere le altre strutture e a soffocare ancora di più il Santissima Annunziata, ditemi voi che cosa viene. Che era, la verità, che era già sofferente. Oh, la verità è che poi alla fine io dico, cambiano i colori politici. Ma la musica sta... Fitto, Vendola, Emiliano. Alla fine la partita delle partite, il vero match clou, passatemi questa espressione, si vede la capacità di un amministratore, di un governatore, si vede nella sanità. Troppo facile fare il ragioniere, tra virgolette, come fa il direttore generale, fa i calcoli e dice 1 più 1 fa 2, qui chiudiamo, qui tagliamo, qui facciamo e qui facciamo. Oltre al fatto che questa è una mia opinione, massimo rispetto per l'avvocato Rossi, che io conosco, Stefano Rossi, però sinceramente, secondo me, come direttore generale andava messo una persona che avesse magari anche una laurea in giurisprudenza, ma che fosse un medico, no? Che vuoi avere la laurea in giurisprudenza? Ok, ma devi essere uno del setto, devi essere un medico, perché io che sono laureato in giurisprudenza non metto bocca in questioni sanitarie, non posso dire 2 acceleratori lineari sono sufficienti o non sono, o sono insufficienti, o ne mettiamo un terzo, togliamo questo, ma cosa ne capisco io se non sono un tecnico del settore? Allora mettiamo gli uomini giusti al posto giusto. Ma purtroppo si sa, la politica fa le nomine, la sanità da che mondo è mondo è politicizzata, questa è la verità. Voleva dire qualcosa? Sì. Prego. È acceso. Io volevo sottolineare questa cosa, anche essendo dottor Rossi, se non è un medico, e lì al suo posto ci dovesse essere un medico, ma molte volte non si rendono conto di quello che succede nei reparti. Forse perché non li girano. Bravo, esatto. Esatto, non si rendono assolutamente conto di quello che accade nei reparti. Io dico che un sindaco, un governatore, un dirigente di NASL deve girare nei reparti, deve vedere cosa succede, perché è troppo comodo stare dietro una scrivania, per carità, per fare il proprio lavoro, nulla da eccepire, però io non so quello che sta succedendo lì e non so magari la macchina. A chi ci vive lo sa. Cioè io ho avuto esperienze di persone, una persona anziana, mi è stato riferito il caso, che poverina si è trovata con i propri bisogni per un tot numero di ore, ma non per cattiva volontà del personale, ma perché quelle sono le unità. Se io sto dal paziente X non posso stare dal paziente Y. Andiamolo a spiegare a chi taglia e cuce, fa le razionalizzazioni, perché sembrano dei bollettini di guerra, no? Uno legge il bollettino e dice 1 più 1 fa 2, tagliamo qui, mettiamo qui, non va così. Pubblicità. Bene, ultima parte di Polifemo, sanità, service e problematiche del gruppo Natuzzi. Riprendiamo sulle problematiche del gruppo Natuzzi, questo è l'intervento conclusivo. Felice Di Leo, rappresentante USB. Quali saranno i passi successivi? Noi continueremo ad opporci a questo accordo e stiamo anche poi verificando anche tutte le possibilità di una impugnazione per cercare di invalidare questo accordo, anche perché qua mi sembra che sia stato messo in netta contrapposizione due diritti costituzionalmente garantiti, quello alla giustizia e quello al lavoro. Questo accordo dice non puoi avere tutte e due, o la giustizia e quindi poi perdi lavoro. Ma perciò lavoro mi sembra proprio un qualcosa che proprio sì. Quindi se è necessario io lo impugneremo anche... Non voglio essere presuntuoso, ma qualcosina di diritto credo di capirla. Mi sono laureato con 110 e lode in giurisprudenza, qualcosina penso di capirla. Mi sembra palesemente proprio
E quindi lo impugneremo anche dinanzi alla Corte Costituzionale. Cioè, non vorrei trovare un magistrato che dicesse: ah, sì, abbiamo legalizzato i ricatti. E infatti, perché di legalizzare i ricatti si tratta. Capisco l'elasticità, capisco che il lavoratore deve comprendere le esigenze di un'azienda, però il lavoratore non può neanche cancellare i propri diritti per favorire gli interessi dell'azienda. Sì, e infatti. Una vecchia azienda magari mascherata da nuova. Sì, ma tra l'altro qui questa Agnunco già sa che porrà la condizione del ritiro dei contenziosi a Natuzzi Spa. Quindi da questo accordo si vince o la Agnunco è un'azienda fantoccio che farà l'interesse di un'altra azienda, come sembra dalla richiesta di cancellare i pregressi, o se i contenziosi è un'azienda autonoma, non si capisce, perché già adesso è come se un bambino non è ancora nato, si dice quando nasce vorrà fare il carabiniere, ma se non c'è ancora come si può ragionare con la testa di questa Agnunco? Andiamo in tribunetta. Sanità Service, qualcuno vuole dire qualcosa? No. Andiamo avanti. E allora, Angela Cavallo, come dire? Io volevo aggiungere che noi abbiamo proclamato per il 5 dicembre uno sciopero, dove intendiamo andare a Bari, e quindi vogliamo un intervento anche di Emiliano su questo. Finalmente deve esprimersi e quindi deve dare anche, secondo me... Contatti, avete già, penso, contattato. Noi abbiamo proclamato già il 5 avete dicembre. Avete avuto dei sciopero. Contatti diretti con Emiliano prima o col suo entourage? Con il suo entourage, sì. Lui ci prospettava che con gli incrementi dell'ASL, che con i lavori che hanno dato, che non hanno mai incrementato a livello economico la ASL Sanità Service, non c'è problema ad aumentare le ore, e quindi il vero blocco ce l'abbiamo qui a Taranto, per cui adesso chiediamo l'intervento anche della regione su questa cosa. Ok, e allora andiamo a completare il nostro giro. Anna Martemucci, cosa ci vuol dire? Cosa le devo dire? Che spero in un SB, e spero che Gianni Palazzo ci porti a questo full time tanto atteso da anni. Almeno per ora con l'USB avete una speranza, avete una difesa, no? Cioè, finalmente sì. Ci crediamo fermamente. Tutti. Diceva, stavate dicendo dalla tribuna. Almeno io. Cioè, confermavo. Microfono. Confermavo. Vedendo il passato, confermo. Sì. Nessuno si è mai mosso con me. Si muove Gianni Palazzo. Bene. E allora, siamo in conclusione, sentiamo Giuseppe Musciacchio. Domani mattina da dove si riparte? Da lavoro. Questo non c'era dubbio, dico parlando di interventi sindacali che ci saranno. Angela, abbiamo programmato lo sciopero del 5 dicembre sotto la regione Puglia, sperando che il presidente ci riceva con dati alla mano. Secondo noi non ci sono problemi, anzi quello che chiediamo noi è meno di un quarto delle ore disponibili per poter incrementare le 155 persone a part time, meno di un quarto, non aggiungendo i servizi che ci hanno aggiunto dopo e non pagati dall'ASL. Cioè. Bene, è tutto per questa quarta parte di Polifemo, ci congediamo dai nostri ospiti, da Felice Di Leo, rappresentante dell'USB del gruppo Natuzzi, per i lavoratori del gruppo Natuzzi, Angela Cavallo, rappresentante sindacale USB Sanità Service, Anna Martemucci, dipendente Sanità Service iscritta USB, Giuseppe Musciacchio, dirigente USB Sanità Service. Qui fra poco la quinta parte di Polifemo, dedicata a una questione che sta tenendo banco a Taranto, le proteste di Confcommercio Taranto nei confronti dell'amministrazione comunale, mancanza di dialogo con gli operatori commerciali e poi tutta una serie di problematiche, viabilità, tassazione, abusivismo e quant'altro. In buona sostanza, in poche parole,
Confcommercio si sente abbandonata dall'amministrazione comunale di Taranto, soprattutto perché non esiste un dialogo con essa. L'amministrazione si sottrae, non dialoga, non manda rappresentanti per interloquire. Questo nella quinta parte, fra pochi minuti. Non cambiate canale, restate con noi.